Cementificio Sacci Salvi 80 lavoratori grazie al contratto di solidarietà. Come si è arrivati a questa scelta? Sì, e purtroppo, visto il periodo di crisi, siamo dovuti ricorrere a tutti gli ammortizzatori sociali che lo Stato ci permette. Siamo partiti dalla cassa integrazione ordinaria e poi l'aggravarsi della situazione ci ha portato a richiedere la cassa integrazione straordinaria e alla fine del percorso per difendere i nostri posti di lavoro abbiamo dovuto richiedere purtroppo questi contratti di solidarietà. Purtroppo perché comunque sono aggravanti per le persone che devono stare a casa, ma nel frattempo ci permette di rimanere attaccati all'azienda e sperare in una ricrescita per poi riniziare a lavorare in pieno. È la prima volta che questo tipo di contratto di solidarietà viene applicato in un'azienda del cemento. E noi riteniamo che sia un buon risultato, anche perché la solidarietà è migliorativa a livello economico rispetto a quella che era la cassa integrazione che stiamo utilizzando fino a questo momento. Periodo molto difficile con la crisi dell'edilizia, dove appunto la produzione di cemento ne risente fortemente. Diamo un dato, la produzione cemento dal 2008-2009 ad oggi è calata di oltre il 50%, se non quasi il 60%, quindi questo già è un dato che dà proprio il senso della situazione. Purtroppo in prospettiva vediamo buio, nel senso che l'edilizia purtroppo non riprende e è chiaro che il cemento, la produzione del cemento sarà un calo. Ci auguriamo che magari con questa solidarietà noi arriviamo a luglio del 2015. Quindi che un 2015 sia almeno un cambio di tendenza e possa aumentare la produzione del cemento. Quindi arrivare a luglio significa trovare soluzioni per poter poi andare in avanti e evitare licenziamenti.